Buonasera a tutti quei callisti e bentrovati in Anime Inside. Quest'oggi, prima di iniziare a dirvi la mia opinione su capitolo 62, devo fare un piccolo recap del 61 perché sul canale non l'ho portato per motivi personali, per impegni. Quindi mi dispiaccio del salto. Comunque, tornando al quello che è il fumetto di Dragon Ball Super, almeno questi due fumetti, non si può dire che Toyotaro si stia lavorando veramente bene. Anzi, alcune cose le ha migliorate. Finalmente l'impaginazione mi piace, ha pochi difetti, sia nel 61 che 62, però rimane che Toyotaro fa gli stessi errori. Errori grossolani, alcune proporzioni, alcuni usi del fumetto, nel senso le linee di demarcazione e queste cose qua, potevo usarle meglio. Nel 62 anche lì ci sono errori di proporzioni e ovviamente anche nei movimenti dei personaggi. Ma in fine dei conti non è questo la cosa che potrebbe fare più incazzare, ma il continuo, nonostante 3 anni, di fare rebirth di scene vecchie. Se nel 61 abbiamo preponderante uno scontro che è palese preso da Cell contro Vegeta, nel 62 è grosso modo Janemba. Ma ci arriveremo. Ora, a parte questo, la stesura della storia non è che mi stia convincendo, sia nel 61 che nel 62. È semplice, l'errore è che avevano delle basi di costruzione forti, potevano realizzare tanta roba bella e l'hanno buttata all'aria per fanservice a cazzo di cane. Se nel 60 hanno messo il teletrasporto buttato lì a Vegeta, nel 61 abbiamo un po' l'airboard della scena della Genkidama che si crea perché c'è l'energia spirituale che si accumula. Sì, non è una Genkidama quella che vedremo. È il risultato di una nuova tecnica introdotta a Vegeta, la forzatura dello spirito. Grossolanamente, e la traduzione è questa. Dove lui col corpo a corpo può forzare la scissione da uno che ha assorbito energia, o per meglio dire il ki, e estrarlo. Una volta estratto, rimane un po' all'aria fin quando non c'è il rilascio di Vegeta. E questo si nota nel manga perché Vegeta fa tipo la mano rilascio. Di per sé nel 61 non è una brutta cosa. Il problema viene dopo, perché i Namekiani sono morti, ne è rimasto uno vivo. E quel Namekiano vivo, alla fine dei conti, la narrazione non è servita per la quale. Ma a parte questo, perché dico che c'è una cosa che mi ha dato fastidio? Perché hanno, diciamo, retconato ancora una volta le sfere senza un motivo logico. Perché dovevano fare la scena di Vegeta che salva i Namekiani. E come? È semplicemente quella palla di energia che Moro e i suoi, alla fine, perché alla fine tutta l'energia l'assorbiva alla fine Moro, veniva rilasciata, come ho detto, da Vegeta. E quindi nel rilascio quell'energia va nel mondo Namekiano, che era stato prosciugato sia il pianeta che loro, e ritornano in vita i Namekiani. E dà fastidio. E mi spiego subito: sono passati dei mesi, se, diciamo mesi, qualche mese è passato sicuro. Scusate la ripetizione, e quindi perché i Namekiani non sono cadaveri putrescenti? Semplicemente la retcon. Essendo che sono parte integrante delle sfere, va bene così. Non si
rovinano per la quale. E dà fastidio. Perché a sto punto tante cose che vai a perseguire in Dragon Ball, come il fatto che ai tempi Bulma doveva usare delle celle criogeniche, oppure i personaggi fino a un certo tempo, se erano morti, non li potevi portare in vita in una certa maniera. Cioè, tante cose ci sono. Vabbè, parte questo. Ancora una volta Junior se ne esce. Ah, ma è più forte dell'altra volta. Da cosa lo dici? È un Super Saiyan Blue. Ma lasciamo stare anche questo. Dai, tanto ormai ne abbiamo viste cose che non stanno né in cielo né in terra. Poi c'è un Goku che dice: oh, sei un portento, Vegeta. E Vegeta fa: non dico che risponda a Goku, però è come se rispondesse in un'altra vignetta, perché dice: finalmente ti ho superato. Che ci sta. Però quella che Goku gli dice che è un portento, cazzo, gliel'ha detto in Dragon Ball Z nella saga di Cell. Ma lasciamo anche questo, perché tanto solo io me le ricordo queste cose, io e Sekai, e su questo siamo concordi. Comunque Moro, perdendo energia, diventa il vecchio rachitico che abbiamo conosciuto più o meno. A parte questo, vedremo nel 61 un Vegeta che con i suoi discorsi fa capire che si è redento, è diventato un personaggio che è cambiato profondamente, lo dice anche Piccolo. Cioè, mi è piaciuta questa consapevolezza e mi è piaciuto nel finale del 61 il fatto che Vegeta va a dire se c'erano problemi che eliminasse Moro. Jaco ovviamente fa sì, fallo, perché sei l'unico che lo possa accagnare, quindi ottimo, ti fa capire quanto è Vegeta è una cosa e Goku un'altra, sono protagonisti diversi che hanno cammini diversi ma pensano in modo diverso. Infatti Vegeta, per ribadire il concetto, dice: io non farò lo stesso errore di Kakarot, non ti lascio andare via. Cioè, un plauso a chi gli è venuto in mente questa scena. Sono anni che aspettiamo una scena del genere, e detta da Vegeta per me ha molto significato. Poi succede il plot twist che avevamo immaginato più o meno, che Vegeta perdesse. Cioè, chi non l'avesse pensato, vabbè, diciamo, io no, sincero no. Sono mesi che vi dico, io speravo che Vegeta risolvesse la situazione e basta. Invece no, Vegeta si fa il bello, esattamente come succede nella saga di Cell. Prende tempo e viene sconfitto. E come? Semplicemente, se vi ricordate, nel 61 Moro semplicemente va e si prende 73, se lo assorbe. Sto parlando dell'androide che copiatore, che oltre a quello di sgravo non aveva granché. Vabbè, sto anche facendo ironia, però è così. Comunque alla fine Moro lo assorbe. Come lo fa? Esattamente come fa Cell. Sì, non ha la coda, ma se lo ingoia. Se questo non è una citazione a Dragon Ball Z, la saga di Cell, non saprei. A parte che a me sembra che solo io e Sekai stiamo notando le pose, come al solito, il combattimento che è palesemente quello, i nemici che sono palesemente quelli. Di originale sì, c'è qualcosa in Dragon Ball Super, ma si sta perdendo. Sta perdendo per tante cose. Ora, quindi, l'ha assorbito in quel mondo mangiandoselo e ovviamente si trasforma, diventa una specie di fusion, perché ormai facciamo le fusion a cazzo, ora basta mangiare le persone, diventi una specie di fusion. Vabbè, lui dice che è con la magia, ma è comunque un nuovo modo per chiamare, facciamo una fusion. Quindi
abbiamo questo nuovo personaggio che è esattamente, non so se posso mettere l'immagine perché YouTube bacchetta, e comunque è un, dall'immagine si può vedere, diciamo, il design, che è anche interessante, però anche questo design non convince, almeno a me personalmente non convince, perché giustamente è comunque una specie di demone, ci sta, dall'aspetto ricorda molto Janemba, e questo l'avevamo già supposto guardandolo, poi nel 62 abbiamo le conferme. A parte questo, poi ricorda un po' i, diciamo, quei Makayoshin che si parla in Super Dragon Ball Heroes. Sì, è un fumetto non canonico, però ci sta, ci sta. Mi è piaciuto una pseudo introduzione a una cosa che spero in futuro avverrà. Poi ovviamente il suo design non ha nulla che ti faccia dire wow. È interessante, sì. Ci sono villain cattivi migliori come design. Janemba lo adoro, per quanto non è canonico. Il 62, ok, i disegni ve l'ho detto quali sono i problemi, quindi non mi soffermo. Il 62, come spunti narrativi, ci stanno tante non quanto. E ne abbiamo già discusso con Sekai, e ne conviene pure lui. Nel senso, ancora una volta, vediamo un combattimento inutile. Cioè, la sconfitta di Vegeta, che era già nell'aria con questa fusion, diventa palese. Diventa palese perché, a parte che la tattica del nuovo Moro è non farmi toccare, perché ovviamente la tecnica di Vegeta si basa se ti colpisce, cioè se ha un contatto fisico, e ovviamente il suo modo di muoversi è quello di Janemba, con sparizioni, di apparizioni, che alla fine è figo, però mi stai rendendo inutile quello che ha fatto Vegeta, mi stai rendendo inutile l'allenamento di Vegeta. Ora posso capire che Vegeta non sa un cazzo di le abilità di quell'androide, posso capire che non sappiamo, cioè, mi metto nei panni dei personaggi in quel momento, che abilità avrà Moro, ma nel supposto caso, visto che i nostri personaggi hanno avuto esperienze enormi nel passato, tra cui Cell, tra cui Majin Buu, la prima cosa quando vedi una specie di fusione è avvertirlo di qualche potere che potrebbe avere. Infatti Vegeta viene aggredito e preso al collo, e ovviamente si copia le abilità di Vegeta. E ovviamente Vegeta è ancora più in difficoltà, e ovviamente subito gli altri: no, tranquillo Vegeta, ci vogliono 30 minuti. E questa convinzione li porta a fare cazzate enormi. E ovviamente qui rivediamo altre scene di Dragon Ball Z rimasterate alla Dragon Ball Super da Toyotaro, dove, diciamo, con una tattica si nota palesemente che c'è l'introduzione dell'onda col teletrasporto. Io non sto andando in ordine, e quindi quella scena, e perde anche il braccio questo nuovo Moro, esattamente più o meno come succedeva con Cell. Poi un'altra cosa che in parte a me soprattutto ha dato fastidio è Gohan, che ha la tecnica che si nota in questo capitolo, una tecnica che non dovrebbe avere, almeno a mio avviso. Sto parlando delle, in italiano viene tradotta, le ciambelle galattiche.
sarebbe la tecnica di Gotenks, che con un anello di energia blocca l'avversario. Perché per me non potrebbe starci? Perché Gohan non ha mai assistito a quella tecnica canonicamente. Off screen non credo, perché non credo che i ragazzi per gioco si fanno la fusion e fanno ciambelle galattiche per giocare a palla, perché poi loro ci giocavano a palla. Quindi ok, va bene che i Saiyan possono apprendere visivamente, ma quella cazzo di tecnica che me la fa Gohan mi sta tanto sulle palle, scusate la volgarità, ma è così. Quindi questo per me è un problema. Poi in parte mi è comunque piaciuto il capitolo, perché è un villain che cerca di non lasciare finalmente scampo agli eroi, e questo è bello. Noto ogni tanto c'è un villain che cerca di correre ai ripari, e come nella scena stava venendo Dende, che è bello, è una cosa bella che arriva Dende, non perché può curare i nostri eroi, perché Dende è il Kami della Terra, il guardiano. Il guardiano ha non dico il potere, ma il dovere di proteggere la Terra. E Dende, fino a questo momento, con questo capitolo, per me diventa una spanna sopra il vecchio Kami. Perché lui esattamente sta facendo il suo lavoro, per quanto è limitato. Ha agito più lui da Kami che il vecchio Kami. E qua un plauso. Quindi Dende che cerca di arrendare sulla Terra, usa la telepatia e vengono sgamati, giustamente. Perché ha le abilità di piccolo. È piccolo, idiota com'è in questo frangente, in questi ultimi capitoli, perché o la vecchiaia gli sta dando la senilità, se no non si spiega. Perché poco prima Goku era stato passato da parte a parte grazie ai poteri di piccolo, perché lui ha rigenerato il braccio Moro e l'ha infilzato come uno spedito. Giustamente piccolo non fa 2+2, non usare telepatia uguale essere sgamati, no. Quindi vengono sgamati, lui fa una barriera Moro che è figa fino a un certo punto, se non che viene meno, perché giustamente mi fai arrivare Whis. Sì, era palese che arrivavano Whis, e poi nel finale arriva anche Merus come Galactic Patroller. Moro sente puzza di merda da Merus, lo sentiva già prima, ma adesso ancora di più. Poi la domanda che io mi pongo a fine capitolo è: che cazzo ci fa Whis e Merus? Uno dice: ma l'ha mandato il dio della distruzione? No, io pretendo che era il dio della distruzione a rompere i coglioni, non Whis, non Merus. Perché loro sono angeli, soprattutto Merus non doveva esserci, perché è un fottuto angelo, perché le regole degli angeli è non immischiarsi tra i mortali. Mentre se gli facevo una scenetta che c'era Beerus, che era incazzato anche perché quello sta scombinando un universo, che lui è il dio della distruzione, non può permettere certe cose. Infatti a vantaggio la mia tesi, vi ricordo una cosa che viene citata in Dragon Ball Super. Quando Kaioshin parla di Majin Buu, sostiene che doveva intervenire Beerus, ma dormiva, e che era un compito suo, non di un Kaioshin, che è un dio della distruzione. Se crepa lui, crepa Beerus. Quindi che cazzo sta combinando Toyotaro? A parte che un'altra scena che mi sta sul culo è i fagioli di
Senzu, i fagioli Senzu. Sì, sto ripetendo, fagioli fagioli. Scusate. Questo è il mio... Scusate. Stanco, sono stanco. Sto lavorando un po' troppo. Allora, Krillin con i Senzu. Perché cazzo? Krillin è con i Senzu. Dici, ma è palese che se li portavo. Sì, è palese. Ma Krillin non aveva Senzu. Sono andato a ricontrollare i capitoli prima di registrare. E sì, dovevo metabolizzarlo forse un po' il 62 prima di fare questo podcast. Ma ragazzi, non ce li aveva. Uno può dirmi, calma, ti sei scordato che sono passati, c'è un time skip e non si vede cosa cazzo hanno fatto dopo l'allenamento, se sono andati a prepararsi, se hanno portato i Senzu. Avete ragione, ma cazzo, li menzioni? Tu li menzioni i Senzu che ce li hai? No, non li vuoi menzionare, va bene, ok, forse ne ha svista, ok, ok, ma sei ferito merda? Non credo che un sacco come ti viene presentato che ce l'ha Krillin, ce l'ha Krillin nella un sacchetto, e per com'è non può essere vuoto, a me non può essere di 3 Senzu o 2, perché cazzo Krillin è ferito merda e saltella per arrivare da Moro quando può prendere un Senzu e restanti darli agli altri. Ah, ipotizzando che ne avesse 2. Ipotizzando, va bene. Uno lo prende, oppure uno spicchio lo prende e il resto lo porta. Hai già creato un abisso di scena di merda, perché il 62 è un abisso di merda che come lore non ti va avanti. Soltanto ti crea situazioni di merda che tu devi risolvere in qualche modo, perché tutto questo della barriera, tutte queste cose nascono dal fatto che devono fare la fusion, perché se ne devono uscire con questo. Ormai la fusion la metti a cazzo di cane ovunque, perché le fusion servono per i fanboy. E dai, c'è di Gogeta, dai che c'è. No! Le fusion sono inutili, l'hanno fatto vedere più volte, sono inutili, sono fighe, sì, sono inutili. Ogni volta che viene usata una fusion non è a scopo di vincere, è solo per incrementare o boostare una vendita del cazzo di fumetto, che ci sta, porco due, ma non che ne la fai per un plot di trama, perché Veget, Dragon Ball Z poteva finire tutto con Veget, no, andiamo a recuperare i nostri amici, ci può stare, ma tu Veget non l'hai usato per sconfiggere Majin Buu. Gogeta, vogliono mettere il film non canonico? È l'unico dove sconfigge qualcuno? Sono sicuro che se non fosse per quello, alla fine dei conti, il film, se aveva più minutaggio, finiva che Goku faceva la Genkidama, perché era quello. Va bene, forse non vi sta bene come esempio Gogeta in quel film, anche perché non è canonico, sarebbe il Gogeta più figo. Però andiamo a vedere canonicamente, usiamo Gogeta in ordine cronologico, e anche se non canonico voglio citarvi Dragon Ball GT. Pompiamo le vendite con Gogeta Super Saiyan Tricazzi 4. Lo usano e non vincono, perché Gogeta non serve un cazzo. Finisce la fusion e loro si acchiappano dal azzo. No, non va bene questo esempio. Andiamo su Super, perché parliamo del fumetto di Super. Super, c'è la questione sia nella timeline dell'anime che nella timeline del fumetto, un Veget Super Saiyan Blue. E cosa succede? Finisce la fusion.
se nell'anime la questione la chiude un certo Trunks con la spada Z, no, con la spada della speranza, che è Genki spada, come cavolo la vogliono chiamare, non mi ricordo, nel manga Goku salva più o meno la situazione che usa il Super Saiyan Full Power. Per poi interviene comunque alla sconfitta uno Zeno, sia nell'anime che nel... Quindi la fusion non ha fatto niente anche lì. Va bene, Broly. Il film di Broly ci metti la fusion per i bambini, perché se no non sono contentini anche di un film che è scritto col culo, vero? Mettiamo Gogeta che fa il Super Saiyan Blu che dura chissà quanto più di 10 minuti. E poi sta per fare il colpo finale a Broly, ma non si vogliono giocare Broly così. E quindi qualcuno usa le sfere, salvano Broly e Gogeta ha fatto un colpo che potrebbe devastare la Terra, ma non si sa, non distrugge la Terra. E comunque non ha sconfitto Broly. Anche perché se andate a leggere la novel del film, si capisce, ed è un colpo al cuore, che Toriyama aveva in mente che comunque era ancora più forte, che si potenziava Broly. Quindi anche in quel caso la fusione era una sega. E mi sto tenendo. Quindi questa situazione nasce per mettere questa fusion, che alla fine secondo me vanno a parare su un'altra, un qualcosa di nuovo. Non voglio credere che vogliono buttare qui un Gogeta o vogliono buttare qui un Veget. Io credo vogliono fare qualcosa di nuovo. Voglio credere questo, perché mi sta facendo male seguire questa serie, come mi faceva male seguire quell'anime promozione di Super Dragon Ball Heroes, perché hanno tanta roba che può devastare il settore anime e manga, ma li butti a merda. Quindi, tornando alla questione del capitolo, è comunque bello, pieno di combattimenti futili anche, che non servono un cazzo. Sì, è 61 che è 62. Ti introducono qualcosa di lore? Per smerdartela comunque, però te la introducono. Scusate il taglio, ma sono dovuto tornare a vedere delle cose, cioè a controllare delle cose, perché ovviamente prima di far uscire qualsiasi cosa in rete, dal canale, più o meno noi cerchiamo di controllare ogni cosa, le fonti, tutto quanto. Ora, grazie a Sekai, mi è venuto in mente, andiamo a ricontrollare Dragon Ball Z. Perché? Esattamente cosa abbiamo visto nel manga, almeno nel 62? Abbiamo visto Gohan che fa le ciambelle galattiche. Come ho detto, è sbagliata. Ma perché è sbagliata? Perché non le può fare? Sì e no. Allora, Gohan le ha viste e non c'è ombra di dubbio. Basta riprendere Dragon Ball Z e si va nello scontro Butengs contro Gohan. Butengs usa le ciambelle galattiche in modo diverso da quelle che usa Gohan. Allora, Butengs, se non ricordate chi è il Majin Buu che assorbe. Gotenks è piccolo. Quindi, che fa? Combatte con Gohan e usa un pugno verso Gohan, dove escono tre ciambelle galattiche. Quindi il modo di creare le ciambelle galattiche, la tecnica di Gotenks, è totalmente diverso. Però come la vediamo effettuare allora a sto punto nel 62? Cioè attualmente in questo capitolo la vediamo uguale a quella di Gotenks. Come ho detto, off screen è difficile che Gotenks abbia mai usato le ciambelle galattiche davanti a Gohan, anche perché per come è il carattere, e questo è lore,
di Dragon Ball, per come il carattere di Gotenks, è molto geloso delle tecniche, soprattutto quelle sue, non quelle che ha scopiazzato. Quindi non l'avrebbe mai fatta per fargliela imparare o per goliardia a Gohan. Quindi che Gohan usa quella tecnica è alquanto insolito, perché al massimo poteva copiare quella di Buu Tanks, ma non l'ha fatto, perché non so quale malattia mentale gli è venuta in mente, o a Toriyama o a Toyotaro, di fare la stessa immagine di Gotenks. Io, come malattia mentale di Toyotaro, penso che è perché aveva quella posa in mente e ha detto copiamola e mettiamoci la faccia di Gohan, perché ormai è palese che fa queste cose, ed è un motivo in più per cui odio ancora una volta come sta andando questo manga. Invece di darci cose nuove, ci infila cose che sono copiazzate. E inoltre c'è da dire un'altra cosa: Piccolo dice una cosa molto importante. Adesso che Moro ha acquisito i poteri di Vegeta, può senza ombra di dubbio usare la forzatura dello spirito. E su chi potrebbe funzionare la forzatura dello spirito? A detta di Piccolo, sulle fusion, come abbiamo ho detto più volte, questo capitolo tenta di dirti no, non le facciamo le fusion, ma la soluzione sarà quella, più o meno. Io mi ci giocherei la camicia che butteranno fuori la fusion, perché inventiva zero. Quindi mettiamo che c'è un Gogeta o un Veget di qualsiasi forma, e riesce in qualche modo Moro a interagire con il corpo di uno dei due, può facilmente fare la forzatura dello spirito, e se fa la forzatura dello spirito li separa. Però c'è una teoria, e mi attacco alla lore, se Kai non ti ho fatto partecipare perché me ne so mi è venuto in mente mentre sto registrando. In teoria sì, funziona con la Metamo, non è detto che funziona con Ipotara, perché è stato più volte detto che gli orecchini sì, uniscono i personaggi per un'ora, ma li uniscono sia nel corpo che nello spirito. Quindi forse lì c'è la scappatoia, e ci indica che forse potrebbe funzionare un Ipotara. Però speriamo che non le seguano, perché sarebbe un tornare a fare le stesse cacate. Si aspetta adesso il prossimo mese e vedremo se si svegliano, perché davvero sì, vuol dire, forse il manga è fatto per i nuovi fan. Non me ne frega un cazzo se è fatto per i nuovi fan, lo stai scrivendo di merda. E capisco perché altri manga gli stanno comunque facendo i quattro schiaffi a Dragon Ball per quanto vende. Vabbè, detto questo, io non proseguo più con questo podcast, perché mi sto avvelenando il sangue e io non voglio tediarvi di più. Detto questo, alla prossima, ciao ciao.